Siamo a Piazza Crispi, a Palermo, la storica Piazza Croci. E qui un tempo sorgeva Villa Deliella, il gioiello dell'architettura Liberty progettato da Ernesto Basile. E qui, nel 1959, a seguito di una delibera del Consiglio Comunale e di vicende travagliate, Villa Deliella fu demolita. In quella stagione che viene conosciuta tristemente col nome del Sacco di Palermo, quella speculazione edilizia durata per decenni che vide insieme politici, mafiosi, costruttori senza scrupoli, insomma delle consorterie che purtroppo hanno tristemente segnato il destino del capoluogo siciliano, di Palermo. Ieri sera la giunta del governo regionale, su proposta mia, ha approvato l'istituzione del Museo regionale del Liberty Villa Deliella e dell'itinerario dell'Art Nouveau, stanziando 3 milioni di euro a questo scopo. Una delibera su cui si era impegnato fortemente il presidente della regione Musumeci in occasione della sessione finanziaria, durante la quale una norma analoga era stata presentata dalla parlamentare Marianna Caronia, ma poi per motivi vari era stata stralciata, insieme ad altre delibere. Oggi con questa delibera del governo regionale si sana una ferita inferta a Palermo da oltre 60 anni. È anche una testimonianza di attenzione verso uno stile architettonico, un movimento culturale che prese il via a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento e che segnò felicemente la nostra terra, la Sicilia, Palermo, con alcuni gioielli assoluti, e Villa Deliella era uno di questi. La delibera approvata che istituisce il Museo del Liberty è un punto di inizio per quella rinascita culturale di Palermo di cui tutti abbiamo bisogno.